Assistiamo al quarto di finale tra Carlotto e Fava dello Charlot e Melloni Sacchetti, coppia mista Trebbo Magic Blue Bar, biglie rosse per Melloni Sacchetti, bianche per Carlotto Fava. Parte a bocciare Carlotto. Carlotto parte con Nerone. Melloni proverà ad andare in testa a pallino. Fava tira giù la rossa dagli avversari. Melloni proverà a tornare lì. Fava stavolta prova ad andare in mezzo. Fa un punto abbastanza largo sotto Cassacchetti e provare ad andare in mezzo. Ultima biglia per Carlotto, provare ad andarci dietro di sponda laterale. Alza un po' il pallino, il punto è largo. Sacchetti proverà a fare uno, oppure appoggiarsi la bianca per farne quattro. Ne fa uno. 12-2, bacia Melloni. Per Melloni non fa il filato perché il biliardo torna indietro anche da questa parte. Carlotto valuterà se andare su con pallino, secondo me farà così. Valuta prova a tirare giù il pallino Melloni, ma non ci prende contro. Riproverà Sacchetti a fare il medesimo tiro, secondo me. Il pallino viene giù.
Carlotto tira la seconda biglia streccata di prima. Va in testa al pallino. Sacchetti proverà di tagliata ad abbassare il pallino, secondo me. Invece riesce solo a togliere la bianca. Due palli in mano per... per Fava. Con la prima prova a fare il calcio. Quattro di colore. Due per Carlotto, si incrocia la bianca col pallino. Possono andare su con pallino oppure fermarsi in mezzo. Belloni sta lungo. Calcio di braccio da parte di Sacchetti, ci prende bene, fa 3, ma la sua corre a bere un altro metto. 6 per la coppia Carlotto Fava, 24-4, bacio di vantaggio per Fava che va su con pallino. Adesso probabilmente proverà a fare un calcio del pallino per abbassare Sacchetti. Ci prende scarso, ma il punto riesce a farlo stesso, ma il pallino rimane su. Non mai spingere il pallino a sponda Carlotto. Così adesso c'è l'ultima Melloni. Provare ad incastrare non è facile comunque, perché ovunque si possa mettere non ha dei gran svantaggi. Fava a tirare. Ha fatto un tiro per provare a limitare i danni. Secondo me è rosso di tutti e due a vedere da qua. Uno di colore per Carlotto e Fava. Bacio Carlotto sul 26-4. Due per Carlotto.
E non proverà ad andare in testa a pallino. Tanto momenti di basket per Fava. Tira contro la rossa Fava, chiede scusa, evidentemente non ci ha preso come desiderava, il pallino viene giù, poi avrà un blocco di seconda Melloni per mettersi sotto al pallino. Un po' lento e anche un po' lungo. Eseguirà il medesimo tiro Carlotto. Direzione sembra più stretta. Ma rimane corto. Punto rosso. Ultima biglia per Fava, per provare a limitare i danni. Fava farà un brocco di prima per tirare giù la propria biglia. Buono. Vediamo se Sacchetti si accontenta di andare a punto o proverà. Due sponde di seconda. È lento, ma da qua non riesco a capire se ha preso il punto. Brocco di seconda per Sacchetti. Sei di colore per Melloni Sacchetti, un bacio sul 28 a 10 Melloni. Filato da parte di Melloni. Palino si ferma in una posizione pericolosa appena sotto il castello. 28 a 18. Tagliata di seconda da parte di Carlotto, provando di non far bersaglio. Diciamo che il bersaglio c'è. Farà due sponde di seconda Sacchetti per provare a fare dei punti. La biglia è stretta, non fa neanche un punto e adesso il tiro sarebbe ancora più difficile perché c'è anche il buco per andare a bere. Fa un brocco di seconda Sacchetti, provare a fare il calcio sulla bianca, sembra lento da qua e ne beve tre. Non sono biliardi particolarmente facili,
eseguire questi tiri, abbiamo visto che hanno delle calate molto forti, come in bocciata, un grosso rientro, ma anche appunto calate molto evidenti. Adesso devo tirare la quarta biglia coppia per provare a limitare i danni, ma data la situazione di gioco non sarà facile. All'ultima l'ultima biglia melloni. Proverà a seguire anche lui il brocco di seconda. È lento. E col pelo della sua biglia ne beve 9. E lascia in piazza 10 di colore, che sacchetti dà la coppia avversaria. Senza neanche farle tirare, 50 a 18 per Carlotto. Dieci a bocciare, vediamo se c'è rientro per fare il Nerone. Nerone da parte di Carlotto, 62 a 18. Fare un calcio sacchetti, ne fa 3. Vediamo se risponde allo stesso modo Fabio facendo il calcio del pallino. Dall'impostazione direi sì. Fava sfrega i birilli della fila, fa solo, lo metto di sotto, sono avrebbe chiuso la partita. 65 a 21. E fa anche un bel punto. Proveranno a fare una tagliata di seconda anche in spinta, perché tanto se prendi la bianca il pallino va verso la propria rossa. Sembra abbondante. Proverà a fare lo stesso tiro a Melloni. Questa invece è scarsa e beve lo metto. 68 a 21. Ultima biglia per la coppia. Ne rimangono due gli avversari. Il punto non viene preso. La partita è finita. Passano le semifinali la coppia Carlotto-Fava.